noi abbiamo la necessità di superare tutta quella fase emergenziale, individuando delle vere e proprie case, trovando il modo di far avere il fitto a queste persone, anche attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia che tuteli i proprietari. Il problema è più che mai attuale e le istituzioni coinvolte, prefettura e regione, ci stanno lavorando ormai da mesi. In teoria è tutto molto chiaro. Il superamento della gestione emergenziale dei migranti, che si chiami tendopoli o baraccopoli, poco importa, è un fatto assodato, così come l'idea dell'accoglienza diffusa sul territorio come ricetta per evitare la creazione di nuovi ghetti. È stata per lungo tempo uno spauracchio, ma oggi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epatite C dovrebbe essere debellata entro il 2030. Un obiettivo non impossibile da raggiungere se si tiene conto delle nuove scoperte e dei farmaci che ora riescono a neutralizzare il virus. Ma c'è un ostacolo, specialmente in Calabria, dove i medici di base, spiega l'infettivologa del Giovanni Paolo II, Giuseppina Berardelli, tendono a prendere sotto gamba la malattia, trattandola come qualcosa di cronico, non risolvibile o trascurando gli effetti collaterali dell'epatite. I Vutevi di Piazzetta Toscano a Cosenza hanno ospitato la 14ª edizione del Presepe Vivente a cura del Comitato di Salvaguardia del Centro Storico. Ambientata tra gli scorci medievali del borgo antico, la rappresentazione della Natività è stata allestita lungo un percorso scandito da botteghe e stand gastronomici per la distribuzione di prodotti tipici delle festività. Siamo quasi in 30 a partecipare a questa 14ª edizione del Presepe Vivente nel Centro Storico di Cosenza. Riporta tanti mestieri artigianali che non si vedono tutti i giorni. Siamo tutte persone del centro storico, quindi alla fine è una cosa che sentiamo molto 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 nostra.